Allora, My Reflection abbiamo appena sentito. E i testi, le ispirazioni, da dove vengono? Io ho sentito dei frammenti, diciamo che ho capito dei frammenti, in mezzo alla confusione del palco non ho seguito tutti i testi. Ho sentito una cosa tipo, se urlo da sola non pensare che sono matta, in inglese. Ah sì, ma c'è... Quello sì, no, ma... non lo pensa nessuno, secondo me, anzi, molti ne avrebbero bisogno. Dici, secondo te, cioè, da dove prendi queste emozioni? Dal vissuto? Dal vissuto, da... Ma il vissuto sembra una cosa limitativa, in realtà... Per vissuto si intende tutto ciò che ci passa anche davanti, non solo ciò che viviamo interiormente, ovviamente molto è... L'interiorità è importante. Assolutamente. Molte sono cose che non direi mai normalmente nella vita. Ad esempio, di tutti i giorni. Di una cosa che non diresti ma che hai scritto. Una sola, dai. Ma è difficile adesso così. No, magari uno sputa fuori letteralmente la rabbia nei confronti di... delusioni o di persone che hanno deluso o semplicemente punti di vista sulla vita, sulla cultura, sulla religione, cose che non direbbe magari normalmente. Spiegane uno in una tua canzone, uno che ti sta a cuore magari, tanto per entrare un po' nello specifico. Allora, c'è una canzone che si chiama Dall'inizio alla fine. E che magari manderemo col prossimo? Non credo. Non credi, va bene, va bene. Mi spiace, non ho... Non credo. Quella è proprio, senza entrare nel dettaglio, però rappresenta una mia esperienza vissuta che mi ha lasciato molta amarezza, molta rabbia, e ho detto cose che voi umani non hai detto in faccia alle persone. Esatto. Beh, insomma, è un metodo, cioè uno sfogo importante l'arte, diciamo, che funziona. È vitale, però. Mi sono bloccato. Aiutami. Per c'è qualcosa... la scrittura, che ne so. Esatto. La scrittura ne abbiamo appena parlato, e invece la parte musicale, come quella nasce dalla traccia emotiva, oppure scrivi e tieni da parte le cose per poi... Ma di solito quando mi metto a scrivere è un momento di delirio totale, entro nello stato di oddio devo scrivere, mi metto al pianoforte o alla chitarra e escono fuori delle cose... è una necessità per me, come dico di solito, come andare al bagno, mangiare e dormire fondamentalmente. Quindi è proprio qualcosa di fisiologico, devo sfogare in questo modo. E non ci sta molto ragionamento, tranne qualche volta in cui effettivamente avevo bisogno di superare qualcosa a livello anche musicale, ho detto voglio fare una cosa... Ah, così vediamo un po', cerchiamo su altri generi, sperimentiamo. Sì, è più una ricerca, ecco. Andiamo un attimo invece sulle cose più generali, usciamo dal personaggio, e andiamo sulla musica. Te, ad esempio, cioè, c'è molta polemica ultimamente sul mondo musicale, oggi sulla produzione, sulla possibilità di sfondare. Te, a fronte di questa esperienza di oggi, del tuo percorso, sia per quanto riguarda internet, per quanto riguarda la distribuzione, come vedi il mondo della musica? Ma lo vedo molto caotico tutt'oggi, perché da un lato abbiamo la rivoluzione internet che ha portato anche una sorta di democratizzazione, almeno teorica, della musica, cioè chiunque in teoria può far sentire a tutti chiunque, i propri brani. Esatto, però in realtà si riparte tutti da zero, quindi giusto. E la discografia sicuramente non passa un bel momento, non dico una novità, credo. Sì, no, infatti. Ecco, è lì la difficoltà, riuscire a emergere comunque. Ma questa grande produzione, secondo te, può essere un ostacolo al mondo discografico come dischi stampati, oppure ora come ora sta dando la possibilità di rinascere? Ma secondo me è un po' tutte e due, per quello dico caotico. Potrebbe. Perché in certi casi... dà la possibilità ad alcune persone che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità, no? Rimaniamo con l'atroce dubbio. L'atroce dubbio che abbiamo tutti. Non dormo la notte. Quasi quasi. No, però in realtà è un po' tutte e due. C'è un appiattimento delle possibilità, nel senso che tutti ripartono da zero e la discografia non è così potente come un tempo, forse. Anche perché se MySpace è un mezzo molto potente, richiede anche molto tempo. Sì, tanto è un lavoro, è un lavoro a parte. Te curi, lo curi te stessa proprio. Lo curo io, sì, però è un lavoro, è un secondo lavoro. A parte Tom, quanti amici hai? Non me lo ricordo, anche perché non sono una di quelle che cercano particolarmente. Oh, oddio, qualcuno, non so, qualche mila qualcosa. Qualche mila, è un buon numero. Sinceramente qualche non mila. Non me lo ricordo. Ti chiamo davvero per dire.
E quindi dai il tuo MySpace. Certo, allora è www.myspace.com/natalieweb. Allora, Natalie, devo dire come si scrive perché è N-A-T-H-A-L-I-E. Ma si pronuncia Natalie, no? Natalie. No, senso. Non all'inglese TH. Natalie, no. E di dove sei a questo punto? La domanda viene spontanea. Natalie. 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 È una battuta che mi hanno fatto tante mila volte. appunto, siamo. Allora, sono nata a Roma, cresciuta a Roma, però le mie origini sono abbastanza caotiche, come la discografia, diciamo. Mia madre è belga, e lì in francese. Esatto, nata in Congo belga, mio padre è italiano, ma nato sempre in Africa, a Tunisi, in Tunisia. Questo mi dà l'occasione di farti una domanda dopo il prossimo brano, invece. Okay. Che cosa vuoi lanciare? Andiamo con Cuore Calmo. Cuore Calmo, di Natalie, sempre.